Le nozioni di funzione convergente e quella di funzione continua sono state centrali nella ultima lezione, quindi mi sembra saggio riprenderle velocemente. Ricordo che una funzione f definita in un insieme A, A grande, a valori reali, si dice convergente, cioè si dice che tende a un limite L, un numero reale, così, quando x tende a x con 0, supponendo che x con 0 sia un punto di accumulazione dell'insieme A, dicevo, si dice che f tende a L, e si scrive così, il limite di f di x per x che tende a x con 0 uguale a L, se accade che comunque venga scelta una tolleranza epsilon maggiore di 0, è possibile associare a questo epsilon un numero delta, ancora positivo, dipendente da epsilon, lo indicheremo delta di epsilon, delta indice epsilon, quindi dicevo esiste un delta, che so così, maggiore di zero, tale che per tutti gli x che ovviamente appartengono ad A, sono diversi da x con 0, così, e contemporaneamente distano da x con 0 stesso meno di delta, dunque appartengono all'intorno di centro x con 0 alla raggio delta, e per tutti questi x, dicevo, accade che la differenza in valore assoluto f di x meno l è inferiore a epsilon, il che è tanto come dire che i valori che la funzione f assume appartengono a loro volta all'intorno di centro l e raggio epsilon. Possiamo, diciamo, fissare anche qui sul nostro monitor ciò che ho appena detto, lo possiamo rileggere in maniera, diciamo, scritto in maniera più elegante, per così dire. E, come ben si vede, l'insieme a cui appartiene l'insieme X è abbastanza elaborato, dunque è una intersezione, si diceva, è l'intersezione fra A privato di X con 0 e l'intorno di centro x con 0 a raggio delta. Torniamo qui sul nostro foglio. Può essere, diciamo, conveniente, anche se non strettamente necessario, introdurre una abbreviazione per questo insieme così abbastanza elaborato. Dunque, per esempio, potremmo chiamare A con un asterisco x con 0 e delta, per esempio, proprio l'intersezione tra A privato di x con 0 e come già si è fatto, l'intorno di centro x con 0 stesso e raggio delta. È una notazione che non è, per così dire, standard, ce la inventiamo un po' lì per lì, ma comunque è utilizzata anche nel testo di riferimento. Questo asterisco, non so se qualcuno dei miei ascoltatori ci ha fatto caso, abbiamo indicato per esempio con n asterisco n privato dello 0, si indica, non so se l'ho fatto, ma lo faremo probabilmente in una delle prossime lezioni, si indica con R maiuscolo asterisco R privato dello 0. In generale la presenza di questo asterisco indica, per così dire, la soppressione, la sottrazione insiemistica di un elemento. Ecco perché ho messo questo asterisco. Fra un istante mi servirà anche un insieme analogo, in tutto simile al precedente, ma in cui questa, diciamo, eliminazione, questa soppressione dell'elemento x con 0 non viene effettuata. Allora utilizzerò appunto il simbolo che ho già cominciato a scrivere, questo è semplicemente l'insieme degli elementi di A che distano da x con 0 meno di delta, dunque l'intersezione fra A stesso e l'intorno di centro x con 0 raggio delta. Dicevo, utilizzando questa prima abbreviazione, poi tra un momento utilizzeremo anche la seconda, posso formulare la nozione di funzione convergente, di limite, limite finito, come si dice, cioè limite appartenente a R, dicendo che comunque si prenda un intorno di centro L e raggio epsilon, si può trovare un insieme del tipo A asterisco x con 0 delta, quindi in definitiva si può trovare un delta, si può trovare un insieme, dicevo, A asterisco x con 0 delta, tale che la sua immagine ad opera di F, dunque ricordiamo cos'è l'immagine di un insieme ad opera di una funzione, è l'insieme dei numeri che sono i trasformati mediante F di elementi dell'insieme di partenza. Dunque, quando scrivo f di A asterisco x con 0 delta, intendo dire l'insieme dei valori che la f associa agli x che appartengono a questo insieme. Bene, cos'è che noi pretendiamo? Pretendiamo che tutti i punti di questa
immagine appartengono all'intorno precedentemente fissato. Quindi la relazione di limite si scrive semplicemente così, f di a asterisco y con 0 delta contenuto in i l epsilon. Naturalmente ricordo che quando diciamo che la funzione è continua nel punto x con 0, e questo richiede naturalmente che x con 0 sia un punto appartenente all'insieme di definizione e al tempo stesso un punto di accumulazione, dunque uno di quei punti che abbiamo convenuto di chiamare punti non isolati, dicevo, quando x con 0 è punto non isolato, dire che la funzione è continua vuol dire che il limite non solo sussiste, ma coincide con f di x con 0. Ora, come formuleremo la definizione di continuità? Uno potrebbe dire, beh, basta qui al posto di L scrivere f di x con 0. Certamente, ma dico io, e come ho già detto in una delle lezioni precedenti, nel caso di una funzione continua è perfettamente inutile, diciamo, non considerare x con 0, perché è chiaro che f di x con 0 certamente appartiene a un qualsivoglia intorno che è centrato in f di x con 0. Ecco perché anziché considerare l'insieme a asterisco, considero l'insieme a asterisco x con 0 delta, considero l'insieme a x con 0 delta, e la definizione di funzione continua in un punto diventa semplicemente così, comunque si fissi un intorno del punto f di x con 0, che vuol dire comunque si fissi epsilon, bene, siamo capaci di trovare un insieme di questo tipo, quindi siamo capaci di trovare un delta, tale che l'immagine mediante f dell'insieme a x con 0 delta è contenuta nell'intorno, centrato questa volta in f di x con 0, e raggio epsilon, così. Dunque, come ben si vede, diciamo, otteniamo la nozione di funzione continua, come dire, specializzando in qualche modo quella di funzione convergente. Ma, come già vedo scritto sul monitor, possiamo anche leggere insieme questa frase che poi rimarrà alle mie spalle, le nozioni di funzione convergente per x che tende a un punto di accumulazione del dominio A e quella di funzione continua nello stesso punto, naturalmente nel caso in cui questo punto sia anche un punto non isolato, bene, dicevo, queste due nozioni sono riconducibili l'una all'altra. La cosa forse può essere meglio spiegata se si ritorna su un esempio che abbiamo considerato nella lezione passata. Spero che i miei amici che mi ascoltano ricordino che abbiamo considerato la funzione r di x, definita così, era x quadro meno 1 diviso x meno 1 e eravamo pervenuti a considerare questa funzione, diciamo così, studiando il problema di determinare la pendenza, il coefficiente angolare di una secante ad una certa parabola, la parabola y, di equazione y uguale x quadro. E avevamo detto, questa funzione tende al limite 1 per x che tende al limite 2, chiedo scusa, per x che tende a 1. Perché questo? Ma perché la funzione r asterisco di x, definita come x più 1, coincide con r di x per ogni x diverso da 1, e questa funzione tende al limite 2, è una funzione polinomiale, una funzione continua, tende al limite 2 quando x tende a 1. Dunque, potremmo dire così, una funzione f è convergente per x che tende a x con 0, se la funzione f asterisco che ottengo da f, fatta così diciamo, f asterisco di x che coincide con f quando x è diverso da x con 0 e vale L quando x è uguale a x con 0, dunque una funzione che, come dire, è un prolungamento della f, funzione che si ottiene attribuendo un valore anche alla f, anche nel punto x con 0. Quindi dicevo, dire che la f tende ad L nel punto x con 0 vuol dire che la funzione f asterisco così prolungata è continua nel punto x con 0. Quindi si potrebbe anche, per così dire, dare prima la definizione di funzione continua e poi dare la definizione di funzione convergente. Noi abbiamo fatto l'incontrario, ma come questo semplice esempio mostra e come questo discorso di natura generale chiarisce ulteriormente, queste due nozioni sono riconducibili l'una all'altra. Forse non è male, diciamo, produrre qualche ulteriore esempio di funzione continua, anche per mostrare in che cosa consista, per così dire, tecnicamente la verifica della continuità. Noi, nella lezione passata, ci siamo occupati delle funzioni cosiddette lineari, f di x uguale mx, ma non cambierebbe molto
se considerassimo più in generale quella che oggi si preferisce chiamare una funzione affine, così polinomiale di primo grado. Penso che tutti sappiano che il grafico di una funzione di questo genere è una retta che stacca qui sull'asse delle ordinate un segmento lungo q, in altre parole questo punto è il punto di coordinate 0q, m è il coefficiente angolare o pendenza, che dir si voglia, di questa retta, che in figura posso, come dire, visualizzare così. Se qui immagino di avere un punto, che so, x, e qui il punto x più 1, quindi questa distanza in figura è 1, ebbene si vede facilmente, casomai lo possiamo fare, che la variazione che l'ordinata subisce quando la scissa aumenta ad un'unità, questa variazione, dicevo, è proprio m. Qui in figura m è positivo, se m fosse nullo avremmo una parallela all'asse delle ascisse, se m fosse negativo avremmo una retta, come dire, discendente, così. Il caso in cui m è 0 è subito visto, la funzione è costante, io credo che non valga la pena di dedicare tempo a verificare la continuità di una funzione costante, è completamente ovvio. Quindi occupiamoci del caso m diverso da 0. Allora, che cosa devo valutare? Devo valutare, preso un punto x con 0 d'arbitrio, devo valutare la differenza f di x meno f di x con 0. Ora vediamo un po', f di x sta già scritto qui, f di x con 0 lo scrivo qua sotto, faccio la differenza membro a membro, q e q si semplificano e raccolgo subito f di x meno f di x con 0 uguale a m, che moltiplica x meno x con 0. Dunque, prendendo i valori assoluti, ho che il valore assoluto di f di x meno f di x con 0 è esattamente uguale al valore assoluto di m per il valore assoluto di x meno x con 0. Non dimentichiamo che il valore assoluto di un prodotto è uguale al prodotto dei valori assoluti. Che cosa io richiedo? Richiedo che questo prodotto non superi, sia minore, di una quantità epsilon positiva prefissata. La cosa è molto facile. Ho una sorta di disequazione che devo risolvere, per così dire, rispetto alla variabile valore assoluto di x meno x con 0. La soluzione è presto fatta, trovo x meno x con 0 in valore assoluto minore di epsilon diviso il valore assoluto di m. Ho supposto che m non fosse 0, l'ho detto prima, sta ancora scritto qui. Dunque, se io, per così dire, battezzo delta di epsilon o indice epsilon, non fa differenza, questo rapporto, ecco che quando x dista di x con 0 meno di questo delta epsilon, le cose vanno come io desidero. Può essere interessante dedicare 30 secondi a, come dire, a considerare questo risultato. Dunque lo scrivo qui in questo angoletto che è ancora libero. Ho delta di epsilon uguale a epsilon diviso il valore assoluto di m. Dunque, a parità di epsilon, questo delta di epsilon è tanto più piccolo quanto più m è grande in valore assoluto. Ma la cosa mi sembra abbastanza chiara, dunque vediamo di fare un'altra piccola figura che forse ci può aiutare. Dunque abbiamo questa situazione, abbiamo x con 0, supponiamo che sia qui, e abbiamo x, supponiamo che sia qui. Quindi f di x con 0 è questa ordinata, e f di x è quest'altra ordinata. Io voglio che la differenza tra queste due ordinate non superi una certa quantità epsilon. Allora, se voglio che questa differenza non superi epsilon, devo prendere, abbiamo detto, delta, la distanza fra questi due, delta di epsilon inferiore a epsilon diviso modulo, valore assoluto di m. Immaginiamo che questo sia epsilon, la tolleranza che mi è concessa. Allora, qui abbiamo una sorta di triangolo, anzi un vero e proprio triangolo, rettangolo, che ha il cateto verticale che è lungo epsilon. E quanto è lungo questo qui? Dunque, il rapporto cateto verticale diviso cateto orizzontale deve fare il coefficiente angolare della retta, qui in figura è positivo. Quindi questo è lungo, se la lunghezza di questo cateto diviso questo deve fare m, occorre e basta che questo sia epsilon diviso m, ripeto, qui in figura m è positivo. Allora è chiaro che a parità di epsilon, quanto più, diciamo, la retta si impenna, quanto più m diventa grande, tanto più questo cateto orizzontale diventa piccolo. Abbiamo dei triangoli rettangoli che hanno il cateto verticale di lunghezza fissata, ma l'ipotenusa che diventa sempre più ripida e dunque il cateto orizzontale diventa sempre più piccolo. Questo spiega intuitivamente questa dipendenza di delta da epsilon e da m nel modo che è specificato da questa formula e illustrato da questa figura. Questo esempio è abbastanza facile, veniamo a un esempio forse meno facile.
Che so, prendiamo la funzione f di x uguale alla radice quadrata di x, così, che sappiamo avere come dominio, per così dire, naturale, l'insieme dei numeri non negativi, cioè l'intervallo chiuso a sinistra e in un certo senso aperto a destra, da 0 a più infinito. Vogliamo verificare che questa funzione è continua in tutti i punti del proprio dominio. Dunque, scriviamo come più spesso si fa y uguale radice di x, eleviamo entrambi i membri al quadrato, trovo y al quadrato uguale x. Dunque, che cos'è questa nel piano cartesiano? Che tipo di curva descrive questa equazione? Beh, io immagino che i miei ascoltatori ricordino che se fosse y uguale x al quadrato sarebbe la parabola che abbiamo considerato anche nell'ultima o nella penultima lezione. Qui abbiamo invece x uguale y al quadrato, quindi i ruoli delle due variabili sono, come dire, scambiati. Perché saremo in presenza di una parabola la quale ha come asse di simmetria l'asse delle x, passa per l'origine, ma attenzione, noi prendiamo soltanto i valori della funzione positivi, dunque quelli che stanno nel primo quadrante, vale a dire della parabola che, come dire, adesso l'accenno senza disegnarla con la matita, sarebbe fatta così. Noi prendiamo soltanto la mezza parabola che giace nel primo quadrante, quindi abbiamo una figura che adesso, come al solito, non formalizziamoci troppo sulla bellezza dei grafici, ma un andamento di questo genere. Quindi questo è il grafico di f. Noi vogliamo dimostrare che f continua, però vedo una cosa che come dire, mi preoccupa un po', vedo che la pendenza di questa curva, chiamando per brevità pendenza della curva, la pendenza della tangente alla curva stessa, vedo che questa pendenza è tanto più grande quanto più mi avvicino all'origine, tant'è che nell'origine la nostra mezza parabola ha come semiretta tangente il semiasse positivo delle ordinate, quindi potremmo dire che la pendenza è infinita nell'origine. E questo fatto, diciamo, può suscitare qualche preoccupazione. Allora, per dimostrare la continuità di questa funzione, dimostriamo prima una diseguaglianza in qualche modo ausiliaria, che poi si rivelerà molto utile. E si tratta di questo. Dunque, prendiamo due punti ad arbitrio nel dominio di f x1, x2 con x1 minore di x2, quindi immaginiamo questa situazione, x1, x2. Allora, la variazione che la funzione subisce, sarebbe radice di x2 meno radice di x1, ho detto che x1, siamo in questa situazione, 0 minore o uguale di x1 minore di x2, così. Questa variazione che per sua natura è positiva, facciamoci questa domanda, immaginiamo di traslare questi due punti x1 e x2 verso sinistra, mantenendo costante la loro distanza, potrei anche dargli un nome o anche non dargli. Immaginiamo di prendere questi due punti e di portarli verso sinistra. Ci chiediamo se la distanza fra questi due punti si mantiene costante, questa variazione cosa fa? Aumenta o diminuisce? Ma dunque, io penso che non ci voglia molto a capire che questa variazione aumenta e anzi raggiunge il proprio valore massimo quando x1 coincide con l'origine e dunque, diciamo così, la variazione è questo valore meno 0, quindi se x1 è 0, questo sarebbe x2 meno x1, a quello che ho convenuto di chiamare h, sarebbe radice di x2 meno x1. Quindi la congettura, diciamo, semmai cambiamo foglio così abbiamo un poco più di spazio, la congettura è che valga questa diseguaglianza, cioè che se 0 è minore o uguale di x1 minore di x2, ebbene questo implichi che si abbia una cosa di questo genere, 0 minore, diciamo pure, di x2 meno radice di x2 meno radice di x1, ma questo sia minore, non superi la radice di x2 meno x1. Dunque vediamo se è vero. Ma certamente è vero se x1 è 0, per l'ottima ragione che qui viene radice di x2 e qui viene radice di x2, quindi non c'è ombra di dubbio che questa diseguaglianza valga nel senso dell'uguaglianza se qui c'è 0. Supponiamo dunque che x1 sia maggiore di 0, visto che il caso di x uguale a 0 è, come dire, x1 uguale a 0 è subito visto. Dunque, abbiamo la differenza, vogliamo dimostrare la differenza. Facciamo finta di non sapere che questo è vero, in realtà io lo so già, ma insomma fingiamo di non saperlo. Abbiamo, diciamo, una diseguaglianza fra due numeri non negativi e quindi possiamo confrontare i quadrati. Dunque il quadrato del primo membro, quadrato del primo, x2, quadrato del secondo membro,
x1, doppio prodotto, meno 2 sarebbe radice di x2 per radice di x1. Vabbè, faccio prima scrivere radice di x1, x2. E questo mi chiedo se è minore o uguale del quadrato del secondo membro, che è semplicemente x2 meno x1. x2 e x2 si semplificano. Posso portare x1 a primo membro e ho 2x1, portare questo doppio prodotto a secondo membro, ho due volte la radice di x1, x2, semplifichi i due. Nuovamente ho il confronto fra due numeri positivi, non dimentichiamo che ho supposto x1 maggiore di 0. Posso confrontare i quadrati, ho x1 al quadrato, minore o uguale di x1, x2. E questa volta siamo arrivati, come dire, al termine delle nostre pene, perché x1 è una quantità positiva, quindi questa volta posso, se voglio, dividere per x1, quindi qui ho x1, sparisce l'esponente, qui si cancella x1 e, come ben vedete, mi sono ricondotto alla mia ipotesi, anzi, siccome io ho supposto che x1 fosse minore di x2, questa disuguaglianza vale in senso stretto e dunque anche tutte le diseguaglianze precedenti valgono in senso stretto, vale a dire, escluso il caso in cui x1 sia uguale a 0, questa disuguaglianza è valida nel senso della diseguaglianza stretta. Armati di questa diseguaglianza, è facile adesso verificare la continuità della funzione radice quadrata. Perché? Dunque prendiamo un punto x con 0, scegliamo in un primo tempo x a destra di x con 0. Allora, come diventa f di x meno f di x con 0? Quantità che per sua natura è positiva. Dunque diventa radice di x meno radice di x con 0. Per la diseguaglianza che ho appena dimostrato, questo non supera, anzi è minore strettamente volendo, ma comunque non ci interessa, la radice di x meno x con 0. Io voglio che questo non superi epsilon. Beh, è presto fatto, elevo tutto al quadrato, trovo x meno x con 0 minore di epsilon quadro. Questa quantità la battezzo, per così dire, delta epsilon, ed ecco fatto, quando x differisce da x con 0 a meno di delta epsilon uguale epsilon quadro, le cose vanno come io desidero. Il caso di x a sinistra di x con 0 si tratta allo stesso modo, basta scambiare nella diseguaglianza precedente i ruoli di x e x con 0 e tutto funziona come prima. Vorrei porre in guardia chi mi ascolta dal pensare che epsilon quadro sia, che una quantità positiva, quadrato di una quantità positiva, sia, come dire, in ogni caso maggiore di epsilon. Non è così, evidentemente. Se epsilon è 1, epsilon quadro è ancora 1. Se epsilon è maggiore di 1, epsilon quadro è maggiore di epsilon. Ma se epsilon è compreso fra 0 e 1, epsilon quadro è minore di epsilon. Se epsilon è per un millesimo, 10 alla meno 3, epsilon quadro è 10 alla meno 6, 1 diviso 10 alla sesta, dunque un milionesimo, e dunque epsilon quadro è mille volte più piccolo di epsilon. Abbiamo dunque verificato la continuità della funzione radice di x in ogni punto del proprio insieme di definizione. Si tratta adesso di estendere, per così dire, la nozione di limite. Noi nel caso delle successioni abbiamo introdotto il concetto di successione divergente. È chiaro che possiamo introdurre il concetto di funzione divergente per x che tende a un punto x con 0, punto di accumulazione. Cosa mai sarà? Forse potrebbe essere utile fare prima l'esempio e poi la definizione, in quanto l'esempio chiarisce la definizione. Quindi, supponiamo di avere la funzione f di x uguale 1 diviso x quadro, definita naturalmente per x diverso da 0. Questo è un esempio di funzione cosiddetta pari. Di solito vanno sotto il nome di funzioni pari, le funzioni per cui f di x è uguale a f di meno x. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un punto xy appartiene al grafico della funzione, anche il punto meno xy appartiene allo stesso grafico. Dunque, il grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate. Nel nostro caso il grafico è abbastanza semplice, abbiamo un andamento di questo genere, qui c'è 1, qui c'è meno 1, questa è la quota 1. Abbiamo una funzione che è fatta pressappoco così, adesso naturalmente non formalizziamoci troppo sui grafici. È abbastanza evidente che quanto più x è prossimo a 0, tanto più la funzione assume valori grandi. Detto meglio, se mi viene assegnato un numero m, positivo, per esempio, immaginiamo che sia qui, vediamo per quale x è vero che f di x è maggiore di m. Beh, dunque, questo è tanto come dire 1 diviso x quadro,
maggiore di m, passo ai reciproci, trattandosi di quantità positive, devo, come dire, rovesciare le diseguaglianze, quindi questo diventa x quadro maggiore di 1 su m, prendo le radici quadrate, attenzione, la radice quadrata di x quadro, come ho avuto modo di spiegare in una delle precedenti lezioni, non è x, bensì è il valore assoluto di x, e quindi finalmente trovo valore assoluto di x maggiore di, abbiamo detto che abbiamo fatto la radice quadrata, 1 diviso radice di m. Dunque se battezzo delta, delta dipendente da m, questa quantità, ecco che per tutti gli x diversi da 0 ovviamente, che distano da 0 stesso, dunque tanto come dire per gli x in cui il valore assoluto è al tempo stesso maggiore di 0 e minore di questo delta m, ecco che i valori che la funzione assume, dicevo, sono maggiori dell'm che è stato assegnato. Questo ci dice subito quale sarà la definizione di funzione divergente, la possiamo leggere addirittura a monitor direttamente, dove sta già scritta in bella scrittura. Cosa vuol dire che una funzione diverge positivamente per x che tende a un punto di accumulazione, chiamiamolo al solito x con 0, dell'insieme A? Vuol dire che comunque mi venga assegnato un m positivo, sono capace di determinare un delta, lì è scritto delta di m tra parentesi, ma insomma non ha alcuna importanza, un delta dipendente da m pure positivo, tale che per tutti gli x al solito che appartengono ad A diversi da x con 0 e distano da x con 0 stesso non più di delta m, ebbene f di x è maggiore di m. Tornando qui alla nostra figura, potremmo dire semplicemente per tutti gli x che appartengono all'insieme A asterisco x con 0 delta di m, per tutti questi x le cose vanno come io desidero che vadano, cioè la f assume valori maggiori di m grande. È chiaro che perfettamente simmetrica sarà la definizione di funzione divergente negativamente, penso che possiamo anche risparmiarci di formularla così in modo esplicito, chiaro che al posto di m considererò un numero negativo, che so, potete chiamarlo meno m, immaginando che m sia positivo, e naturalmente pretenderemo che la funzione assuma valori minori di questo numero negativo meno m per tutti gli x convenientemente prossimi a x con 0. Ma possiamo anche estendere la definizione di limiti in un'altra, come dire, in un'altra direzione, che in qualche modo ci fa tornare al caso delle successioni, che abbiamo già studiato. Possiamo considerare una funzione f che sia definita in un insieme A grande, che sia illimitato superiormente, quindi dire che A grande è illimitato superiormente, ricordo, vuol dire che A grande è privo di maggioranti, cosa che si esprime così schematicamente dicendo che l'estremo superiore di A è più infinito. Dunque, se A grande è illimitato superiormente, posso considerare elementi x di A come dire comunque grandi. Quindi posso dare significato al limite, finito o infinito che sia, il limite per x che tende a più infinito. Quindi possiamo dare significato, per esempio, a una scrittura di questo genere. Limite di f di x per x che tende a più infinito uguale a L, per esempio. Quindi la funzione è convergente, tende a un limite che è un numero reale, quando x tende a più infinito. Dicevo, e questo è il caso delle successioni. Nel caso delle successioni, A grande è n. E già si è detto in una delle lezioni precedenti che nel caso di n, n è privo di elementi di accumulazione, come dire, in senso proprio, cioè non ci sono numeri reali che siano punti di accumulazione di n. Si può dire in un senso così, come dire, analogico, esteso, che più infinito è punto di accumulazione di n, nel senso che se si conviene di dire che gli intervalli del tipo delta più infinito, r da r più infinito, così diciamo r più infinito, così. Se conveniamo di dire che intervalli di questo genere sono intorni di più infinito, questo ancorché più infinito non sia un numero, quindi con una sorta di contraddizione interna a ciò che abbiamo detto fino a questo punto, ma dicevo, se ci concediamo questa licenza, allora possiamo dire che più infinito è punto di accumulazione di n. E dunque in un certo senso nel caso delle successioni il limite per n che tende a più infinito è l'unico che abbia senso considerare, non ha senso considerare alcun altro limite, non ha senso considerare il valore del limite per n che tende a 58, perché 58 non è punto di accumulazione di n, sto scherzando naturalmente.
Bene, dicevo, cosa mai vorrà dire una scrittura di questo genere nel caso in cui A sia illimitato superiormente? Io penso che la cosa sia in qualche modo scontata. Vorrà dire che, come al solito, se mi viene assegnato un epsilon positivo, siamo capaci di trovare in corrispondenza un delta dipendente da epsilon, tale che per tutti gli x che ovviamente appartengono ad A e appartengono, per così dire, all'intorno di più infinito individuato da delta epsilon, quindi stanno in A e stanno anche nell'intervallo così da delta epsilon a più infinito, bene, per tutti questi x abbiamo che f di x differisce da L in valore assoluto a meno di epsilon. Così, in figura vorrebbe dire, se immagino una figura, vorrebbe dire di fare una figura, vorrebbe dire che se io considero qui la quota L e immagino di spostarmi in su e in giù rispetto alla la retta di ordinata L della quantità epsilon, vuol dire che il grafico della mia funzione, come dire, prima o poi entra nella striscia L di altezza L meno epsilon, L più epsilon, e da un certo x in poi non esce più da questa striscia, entra, come qualcuno dice, definitivamente in questa striscia. Ora, fare esempi è estremamente facile, che so, l'esempio più facile che mi viene in mente, proprio al limite della banalità, potremmo dire, è il caso della funzione f di x uguale, che so, 1 su x. Andava bene anche 1 su x quadro che abbiamo considerato un momento fa, e far tendere x a più infinito. Ma questo forse è ancora più facile. Dunque, se esaminiamo il grafico, abbiamo un'iperbola equilatera, abbiamo un ramo disposto così, un ramo disposto in quest'altro modo, così, adesso la figura al solito è molto bruttina, ma portiamo pazienza. Quando x tende a più infinito è abbastanza ovvio che 1 su x tende a 0. Dunque, vediamo se è vero. Io dico che il limite L è 0. Dunque, cosa significa questo? Significa che se mi viene data una tolleranza epsilon positiva, io devo essere capace di trovare un delta epsilon, così, tale che per tutti gli x maggiori di questo delta epsilon, l'appartenenza da, se delta epsilon suppongo tacitamente che sia positivo, dunque l'appartenenza all'insieme di definizione A, che incidentalmente è proprio R, così, R asterisco, R privato dello 0, dicevo che questa appartenenza è implicita. Quindi, tornando a noi, devo fare vedere che per ogni epsilon positivo devo essere capace di trovare un delta epsilon tale che per tutti gli x maggiori di questo abbiamo che il valore assoluto, beh, è inutile metterlo perché la funzione è positiva per x positivo, quindi 1 su x è minore di epsilon, tutto qui, perché, ripeto, questa quantità per conto suo già è maggiore di 0. Beh, qui la cosa immediata, al solito passo ai reciproci, x maggiore di 1 su epsilon, non ho che da battezzare delta di epsilon, la quantità 1 su epsilon, qui c'è epsilon, qui ho 1 su epsilon, e il gioco è fatto. Quindi, come dicevo, la verifica è, come dire, in questo caso immediata. Possiamo anche portarci un attimo al monitor dove troviamo scritto, come dire, in bella forma quello che già ho detto a parole, dire che la funzione converge al limite L quando x tende a più infinito, sempre che ciò abbia senso, quindi che l'insieme di definizione consenta ciò, vuol dire, come già ho detto, che per ogni epsilon positivo esiste un delta epsilon positivo, tale che per tutti gli x di A maggiore di delta epsilon, la f di x in valore assoluto si discosta da L meno di epsilon. Torniamo qui sulla nostra paginetta. Questa funzione 1 su x, che ho così malamente schizzato qui sulla mia paginetta, posso anche tentare di farla meglio, ma non è che questo cambi la natura del ragionamento che ho in mente. Così. Se io mi chiedessi quant'è il limite di questa funzione per x che tende a 0? Ma dunque, se io per così dire ignoro la parte che sta a sinistra dell'asse delle ordinate, cioè trascuro questo ramo di iperbole che giace nel terzo quadrante, beh, è abbastanza ovvio che per x che tende a 0 il limite è più infinito. Analogamente, se io ignoro o fingo di ignorare il ramo dell'iperbole che sta nel primo quadrante, ci vuole poco a capire che se faccio il limite per x che tende a 0, come dire, da sinistra, cioè per valori negativi della x, il limite esiste ancora ed è questa volta meno infinito. Dunque, se mi chiedo chi è il limite per x che tende a 0 senza alcuna altra specificazione, devo dire che il limite non esiste, in quanto la mia funzione ha comportamenti diversi a seconda che questo limite tenda a 0, come dire, da destra, cioè per valori positivi, oppure da sinistra. Bene, proprio questo esempio è, a mio
altri che possiamo fare, mi inducono a introdurre il concetto che in qualche modo è già nascosto in ciò che ho appena detto, il concetto di limiti a sinistra, limiti a destra. Però ho dimenticato di dire una cosa, chiedo scusa ai miei ascoltatori, la vedo scritta sul monitor anche alle mie spalle. Fino a questo punto abbiamo sempre parlato del limite, usando l'articolo determinativo, abbiamo sempre detto il limite, non abbiamo mai detto un limite. Questo perché il limite, se esiste, finito o infinito che esso sia, chiaramente è unico. Si dirà, ma questo è ovvio, certo, sì, è ovvio, ma insomma, diciamo in matematica, abbiamo visto che certe cose che sembrano ovvie si rivelano invece fallaci e altre che sembrano ovvie in realtà lo sono, cioè sono vere. Questo è un caso fortunato, cioè questa proprietà è ovvia, ma forse due paroline per... Che so, è mai possibile che una funzione o una successione tenda a due limiti finiti diversi, L1 e L2, che so, con L1 minore di L2? Ma certamente no, perché se L1 è minore di L2, se considero l'intorno centrati nell'L1 raggio epsilon, con epsilon abbastanza piccolo, diciamo minore della metà della differenza L1 meno L2, qui uso le parentesi quadre rivolte verso l'esterno, se vado a considerare due intorni centrati nell'L1 e L2 che hanno raggio epsilon minore della metà della differenza, ebbene questi due intorni sono, come si dice, disgiunti, cioè sono privi di elementi comuni. E dunque è impossibile che per i medesimi x, i valori che la funzione assume, no, per gli x abbastanza vicini a x con 0, la nostra funzione dovrebbe assumere al tempo stesso valori che stanno qui dentro e valori che stanno qui dentro. Questo è impossibile. E dunque ecco che l'unicità del limite è garantita, così come è abbastanza ovvio che una funzione non può al tempo stesso essere convergente e positivamente divergente, oppure positivamente divergente e negativamente divergente. Questo è, diciamo, una cosa che avrei dovuto dire e la recupero adesso così un po' in extremis. Chiusa questa specie di parentesi o digressione, torniamo al problema che avevamo considerato un minuto fa, il problema del dare una definizione di limite a destra, limite a sinistra per una funzione in un punto. Dunque, naturalmente, bisogna fare qualche ipotesi. Le ipotesi sono molto semplici. Dunque, io ho una funzione f che è definita in un certo insieme A a valori reali. E ho un certo punto x con 0 che è punto di accumulazione per l'insieme A. Facciamo così, guardate. Andiamo a considerare gli elementi di A, se ce ne sono ovviamente, che sono, per così dire, a destra di x con 0, invento questa scrittura, dunque è l'insieme degli x appartenenti ad A, tali che x è maggiore di x con 0. Naturalmente potrò anche definire un insieme A meno, ci vuole poca fantasia capire cosa sarà questo A meno, sarà l'insieme degli x di A, al solito se ce ne sono, questi insiemi potrebbero essere, come si dice, vuoti, che sono minori di x con 0. Ora supponiamo per esempio che x con 0 sia punto di accumulazione non solo per A, ma anche per A più x con 0. Cosa vuol dire in buona sostanza? Vuol dire che se qui c'è x con 0, se considero un qualsivoglia intorno di centro x con 0 raggio delta, ci sono infiniti elementi di A che giacciono, come dire, a destra di x con 0 e dentro a questo intorno. Quindi fra x con 0 e x con 0 più delta, se delta è il raggio del mio intorno. Allora posso considerare la restrizione della funzione all'insieme a più x con 0. Cioè cosa vuol dire? Posso fingere che la funzione sia definita soltanto nell'insieme a più di x con 0, come ho fatto un momento fa quando ho cancellato, ho fatto finta di non guardare o di non vedere il ramo di iperbole equilatera che si trovava nel terzo quadrante. Qui non guardo ciò che il comportamento della funzione a sinistra di x con 0. Bene. Se esiste il limite della funzione così ristretta, questo limite lo chiamo limite a destra. Scriverò così il limite di f di x, supponiamo che so che sia finito, potrà essere un numero L+, e si può scrivere in vari modi, o scrivere così x che tende x con 0 con un più in alto, oppure anche, guardate, siccome x, diciamo così, facciamo ancora la solita figurina, x, come dire, parte da un valore che è maggiore di x con 0 e poi discende verso x con 0, Qualche autore preferisce, anziché questa scrittura, usare quest'altra, x che tende decrescendo, così con una freccia che va in discesa, che tende decrescendo x con 0. Ci vuole poco capire cosa sarà il limite a sinistra, ammesso che esista. Considero la funzione definita soltanto in a meno x con 0,
sempre che x con 0 sia punto di accumulazione per questo nuovo insieme. Non guardo ciò che accade a destra e calcolo il limite, sempre che esso esista. Questo limite, se c'è, lo chiamerò limite a sinistra. Ci vuol poco a capire che, come già vedo scritto qui sul monitor, possiamo leggere insieme, se il limite a destra e il limite a sinistra esistono e coincidono, beh, il loro comune valore è anche il limite, quindi c'è anche il limite, ma anche viceversa, cioè se una funzione ammette limite senza specificazioni a sinistra e a destra, quindi se ammette il limite senza specificazioni, questo è anche il limite a destra e il limite a sinistra, sempre che la funzione, sempre che per questa funzione abbia senso considerare il limite a destra e il limite a sinistra. Ma ci sono casi, forse uno così velocemente lo possiamo accennare, in cui il limite a destra ha un valore e il limite a sinistra ne ha un altro. Vi ricordate la funzione parte intera, o per meglio dire approssimazione intera per difetto di x? Noi l'abbiamo considerata limitatamente all'intervallo 0,1, ma non c'è ragione per fare ciò. Possiamo considerare questa approssimazione intera per difetto, definita così, guardate, è il più grande intero, diciamo z appartenente a z grande, tale che z non supera x. È una funzione il cui andamento è molto curioso, è fatta così. Se parto da 0, la parte intera è 0 e si mantiene 0 fino a 1 escluso. Quando siamo a 1, è il più grande intero che non supera 1 è 1 stesso, quindi la funzione salta su e si mantiene uguale a 1 fino a 2 escluso. Quando siamo a 2 salta a 2 e così via. Lo stesso a sinistra. Quando siamo qui a meno 1 la funzione vale meno 1 e vale meno 1 fino a 0 escluso, poi improvvisamente salta. Abbiamo una funzione a gradini, così fatta. Beh, non ci vuole molto a capire che se prendo un punto x con 0 non intero, qui la funzione in un intorno di x con 0 si mantiene costante, quindi la funzione continua e non c'è nulla da dire. Ma se prendo un valore intero, che so se piglio x con 0 uguale a 1, guardiamo un po' che cosa accade nel punto x con 0 uguale a 1. Dunque, se faccio il limite a destra, limite, quindi scriviamo così, per x che tende a 1 più della parte intera di x, dunque a destra di 1 la funzione vale 1. E dunque il limite è 1, che incidentalmente è anche il valore della funzione nel punto stesso. Quindi abbiamo questa situazione, che il valore della funzione coincide col limite, la funzione è continua a destra. Ma se faccio il limite a sinistra, x che tende a 1 meno, la funzione vale 0 a sinistra di 1 e dunque abbiamo che il limite a sinistra vale 0. Ecco dunque un esempio in cui il limite a sinistra è diverso dal limite a destra, il limite a destra coincide col valore della funzione nel punto, la funzione è continua a destra, discontinua a sinistra.